Let's go. This is the feeling. Mm -hmm. let's go see the, the feeling, feeling. Let's go. Seize the, the feeling. feeling. Let's go. Seize the, the feeling. feeling. Ciao a tutti, sono Alessio Bradde, marketing manager per Realme Italia e sono entusiasta di essere qui oggi per presentare gli smartphone di Realme. Vista la situazione attuale in Italia e per evitare la diffusione del Covid-19, iniziamo da alcune misure di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti. Prima di tutto ricordiamoci di lavarci bene le mani, di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro anche a livello dell'audience. E facciamo attenzione all'igiene respiratoria quando si tossisce o sanotisce. In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie, ricordiamoci di consultare immediatamente un medico. Come sempre, e ancora di più in una situazione così difficile, ricordiamoci che la salute e la sicurezza personale sono più importanti di qualsiasi altra cosa. Vi do il benvenuto al primo lancio di Realme in Italia. Grazie a tutti per esservi sintonizzati e per seguirci dal vivo oggi. Sono entusiasta di presentare il più grande upgrade della serie Realme, con le migliori specifiche tecniche, un design accantivante e delle interessanti funzionalità, la serie 6 offre le migliori prestazioni e delle funzionalità pro nel suo segmento di prezzo. Prima di entrare nel dettaglio ed esaminare i dispositivi della serie 6, ci trarei a vedere gli Step che Realme ha effettuato per diventare il marchio che è oggi. Nel 2019 siamo diventati il settimo marchio di smartphone più grande a livello mondiale e il marchio di smartphone con la crescita più rapida a livello mondiale. Realme ha avuto una crescita annuale del 453% e ha spedito oltre 25 milioni di telefoni in tutto il mondo. Impressionante, vero? La cosa ancora più impressionante... E che Realme è un marchio relativamente giovane. Abbiamo lanciato il nostro primo smartphone, il primo dispositivo in assoluto, il 15 maggio 2018, il che significa che in soli due anni siamo diventati uno dei giocatori più importanti nel settore della telefonia mobile. Realme è diventato rapidamente il quarto marchio di smartphone più grande e il secondo produttore di smartphone online più grande nel 2019 in India. Ci siamo poi espansi velocemente in 27 mercati e siamo diventati in breve tempo il numero 4 fra i marchi di smartphone in Indonesia e nelle Filippine e il numero 5 in Egitto nel 2019. Novembre scorso abbiamo lanciato il nostro primo smartphone in Spagna e dopo soltanto un mese dal nostro debutto siamo diventati il numero 5 fra i produttori di smartphone nel mercato spagnolo, il che vuol dire che. I giovani d'Europa non solo apprezzano il design dei telefoni Realme, ma anche la combinazione di tecnologie e logicamente del nostro design estetico accattivante e originale. A questo punto, dopo tutto il successo che Realme già ha vissuto, qual è il prossimo salto? Cosa aspettarsi da Realme? Il mese scorso abbiamo svelato le nostre strategie IoT, Internet of Things, l'internet delle cose, e siamo sulla buona strada per offrire dei prodotti ai nostri utenti che non solo saranno smartphone, ma anche dei prodotti ecosistemici di alta qualità per una vita più intelligente, divertente e anche elegante. Vogliamo creare un nuovo trend di vita intelligente per le giovani generazioni non solo di Europa, ma del mondo intero. E come raggiungere un risultato così ambizioso? Con una combinazione di tecnologie di tendenza con il 5G, l'intelligenza artificiale, le migliori prestazioni hardware e software, delle telecamere e fotocamere d'avanguardia, un sistema operativo alla moda e un design unico ed originale. Il tutto rispettando il nostro motto, Dare to Leap. RealMe è disposto ad accettare le sfide e a fare un balzo in avanti quando si tratta di migliorare i nostri prodotti rispetto alla concorrenza, non solo giudicando la concorrenza, ma migliorando noi stessi. A questo punto, parlando del nostro ecosistema, vorrei parlare un attimo di Realme Link. Che cos'è Realme Link? Realme Link è la stazione di controllo per tutti i gadget IoT di Realme. IoT come in AI, intelligenza artificiale, IoT Internet of Things, quindi l'internet delle cose. Ad esempio i nostri auricolari wireless Realme Buds Air. Quindi Realme Link sarà l'unica app per controllare tutti i dispositivi ecosistemici e, e IoT di Realme in combinazione con i nostri smartphone. Il che vuol dire che Realme Link permetterà di accedere a un sistema ecosistemico sempre, sempre più complesso e diversificato in un modo semplice e intuitivo. Parallelamente agli smartphone, la nostra nuova Unismart e IoT, quindi il nostro ecosistema Realme, Sarà il secondo fattore di crescita di Realme, integrando quindi sia hardware che software nella vita di ogni giorno. Realme Link diventerà una piattaforma software essenziale per collegare appunto in modo facile gli smartphone e le nostre periferiche. Il che vorrà dire che daremo ai nostri clienti periferiche, dispositivi per l'appunto ecosistemici, in quattro settori principali: schermi intelligenti, altoparlanti intelligenti smartwatch e cuffie intelligenti come le Realme Buds Air. Il variegato sistema di Realme e quindi tutte le varie periferiche che si potranno collegare hanno la funzione di rendere più facile la vita di ogni giorno, quindi si integreranno alla vita giornaliera dell'individuo e nello specifico cercheremo per l'appunto di portare ancora più funzionalità agli individui, alle famiglie e ai viaggiatori. Per quanto riguarda gli individui, lanceremo una varietà di prodotti indossabili e audio. Per le famiglie ci saranno dei prodotti che si integreranno in modo seamless nella vita quotidiana, quindi ad esempio degli schemi intelligenti e degli altoparlanti, e per quanto riguarda i viaggiatori ci sarà una serie di gadget per rendere i viaggi ancora più memorabili e indimenticabili. A questo punto vediamo che tutti i nostri prodotti ecosistemici rispetteranno la filosofia di Realme Power Meets Style, quindi il potere e la potenza incontra lo stile. Il che vuol dire che questa filosofia in mente, Realme diventerà il marchio e con la crescita più rapida a livello mondiale. Questo è l'obiettivo che ci diamo per i nostri clienti. Quando si parla di Realme, ci si riferisce a Realme come un concorrente, come effettivamente uno sfidante, un marchio che ha influenzato gli altri marchi. Per quanto possa essere vero, ci vediamo anche come più di un semplice sfidante. La nostra missione, infatti, è proprio quella di migliorare i nostri prodotti affinché possano integrarsi nella vita quotidiana di ogni giorno e portare delle esperienze a livello tecnologico migliori ai giovani non solo di Europa, ma di tutto il mondo. Il primo passo? La 5G. RealMe sarà il divulgatore della connessione 5G non solo a livello europeo, ma mondiale. Abbiamo recentemente lanciato in Europa il nostro primo flagship 5G, RealMe X50 Pro, che è il secondo flagship 5G a livello mondiale, ma il primo in Europa. E che cosa ci poniamo come obiettivo? Quello di permettere a tutti gli utenti, che oramai sono sempre di più, un totale di 18 milioni fra Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, India, Europa dell'Est, Asia, di sperimentare le velocità della 5G nel momento in cui sarà disponibile nel loro paese. A questo punto, dopo aver visto l'evoluzione di Realme come marchio e le innovazioni che Realme si appresta ad apportare per il beneficio dei nostri clienti, come si inserisce la serie 6 in tutto questo? La serie 6, che presenteremo oggi, permette di avere un'esperienza flagship e per l'appunto di, di avere un'esperienza veramente pro a livello della telefonia per tutti i clienti che Avranno accesso a questo telefono. Questa è anche la nostra missione, Dare to Leap, ovvero di apportare un'esperienza di telefonia mobile, di smartphone pro, flagship, per tutti i clienti, a disposizione di tutti, per questo segmento di prezzo. Per quanto riguarda la nostra Serie 6, potete aver pensato che si tratti di un'evoluzione graduale rispetto alla Serie 5, e quindi che il nostro Realme 6 sia effettivamente il successore del Realme 5. Concretamente non è così, perché a differenza di inserirsi nel mercato come uno smartphone budget, quindi un pochino di una fascia più economica, il Realme 6 è un vero e proprio pro e in quanto tale si tratta dell'evoluzione del Realme 5 Pro. Quindi il Realme 6 è uno smartphone pro a tutti gli effetti. Con una fotocamera pro da 64 megapixel, un display pro che si aggiorna con un ritmo di 90 Hz, con la Flash Charge Pro che permette di ricaricare fino a 30 Watt, una grande batteria e persino delle prestazioni di gioco pro, non ci siano dubbi che la serie 6 di Realme sia una serie pro in tutto e per tutto. Adesso entriamo nel dettaglio del Realme 6 vedendo effettivamente cosa lo rende uno smartphone pro a disposizione di tutti. Iniziamo dal display. Visto da davanti, il Realme 6 si presenta come uno smartphone che per la prima volta, cioè i dispositivi Realme, ha uno schermo intero da 6.5 pollici con una fotocamera selfie in display. La risoluzione è Full HD ⁇ e il display è super fluido perché, come abbiamo detto, si aggiorna con una frequenza di 90 Hz. La fotocamera selfie in display ha permesso anche di raggiungere per la prima volta un rapporto screen-to-body ratio, quindi schermo-cornice del 90.5%. Il display, che è per l'appunto super fluido, è anche dotato di uno smart switch che permette di passare da 60 Hz a 90 Hz secondo il bisogno. Il che vuol dire che non solo... Il display, il telefono sarà ottimizzato costantemente a seconda dell'utilizzo che uno fa, ma permetterà anche di salvare batteria, e energia, prolungando nel lungo periodo l'autonomia la e per l'appunto la longevità della batteria stessa. A questo punto vediamo che il Realme 6 è anche uno smartphone pro quando si tratta della fotocamera, perché infatti abbiamo dotato il Realme 6 di una fotocamera selfie da 16 megapixel per degli selfie eccezionali. A questo punto vediamo che a livello di software la fotocamera è dotata di una moltitudine di modalità per rendere l'esperienza selfie unica ed eccezionale. Fra queste modalità abbiamo la modalità bellezza AI, quindi un utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la tonalità del volto e della pelle, ad esempio, la modalità ritratto, la modalità selfie HDR, e ci saranno ancora più modalità e funzionalità in arrivo. Ad esempio, il Realme 6, grazie ad un aggiornamento, prevederà presso supporto per le foto ritratto di notte e anche la modalità di registrazione video al rallentatore, che sono tipiche degli smartphone di una fascia più premium. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il Realme 6 anche in questo caso è uno smartphone Pro a tutti gli effetti. Si tratta infatti di un sistema di quattro fotocamere AI con sensore principale da 64 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera principale, si tratta di una fotocamera da 64 megapixel, alla quale è associato un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel, un teleobiettivo per fotoritratto da 2 megapixel e un obiettivo. Macro da 2 megapixel per degli scatti ravvicinati da 4 cm, il che vuol dire che la telecamera 6 del Realme 6 permette effettivamente di scattare foto per un'esperienza fotografica ricca di funzionalità. A questo punto diamo un'occhiata a una foto scattata con la fotocamera da 64 megapixel del Realme 6. Si tratta di una foto ricca di dettagli e si può vedere che anche zoomando e concentrandosi su una parte specifica della foto i dettagli rimangono nitidi e quindi la foto è dettagliata anche nel momento in cui si zoomba. La fotocamera ultra grandangolare offre un campo visivo più ampio ed è lo strumento perfetto per fotografare degli scenari naturali o anche urbanistici, come ad esempio degli edifici, facendo in modo che tutta la scena sia racchiusa nella foto senza che si debba effettivamente spostarsi indietro per cogliere tutta la scena. Il tutto grazie all'obiettivo grandangolare. Per quanto riguarda girare dei video, la stabilizzazione UAS permette di ottimizzare e ridurre lo shaking, per l'appunto le vibrazioni e i leggeri spostamenti del dispositivo e dell'utente, per registrare dei video ancora più stabili. Oltre alla funzione di ultra stabilizzazione UAS, il Realme 6 è dotato di una funzione di stabilizzazione video UAS Max, che fornisce una delle prestazioni ancora migliori. Diamo un'occhiata a questi tre video. Con UAS la stabilità del video è notevolmente migliorata. Con l'aiuto della fotocamera grandangolare, la tecnologia UAS Max offre una stabilizzazione con un angolo più ampio per poter donare ancora più versabilità mentre si sì, fanno dei video ancora più stabili. Sia UAS che UAS Max saranno disponibili per il Realme 6 con un aggiornamento OTA. È ormai chiaro che il Realme 6 offre un'esperienza fotografica a livello flagship, un'esperienza fotografica pro per tutti. Passiamo quindi alle prestazioni del Realme 6, perché proprio come una cometa dal quale è ispirato il design, il Realme 6 è la combinazione di bellezza e velocità. Ed è per questo che il Realme 6 è dotato del processore più potente nella sua categoria, in questa gamma. Il processore Mediatek Helio G90t è un processore estremamente potente per il gaming. Appartenendo all'ultima generazione di chipset per il gaming della Mediatek, prevede delle prestazioni potenti che sono ampiamente riconosciute a livello internazionale, per giocare con lo smartphone ma anche per l'utilizzo di ogni giorno. Il G90t adotta due core di punta A76 nell'architettura della CPU. Con un totale di 8 core con la massima velocità di clock di 2,5 GHz. A livello della GPU, il G90T è dotato del Mali G76 con una frequenza principale di 800 MHz, migliorando notevolmente l'esperienza, la fluidità e in generale le prestazioni di gioco. Entriamo nei dettagli per gli amanti del gaming. Prendiamo come riferimento alcuni dei giochi più popolari, come PUBG, Mobile Legends, Asphalt9. Rispetto ad un altro dispositivo popolare che è dotato dello stesso chipset G90T, possiamo vedere come il frame rate del Realme 6 è effettivamente più alto, e questo è dovuto a una migliore ottimizzazione dalla parte di Realme, come il chipset è stato utilizzato. Per quanto riguarda la temperatura, i dati parlano da sé. Possiamo infatti vedere che il Realme 6 funziona a una temperatura inferiore rispetto a quella dell'altro dispositivo che è dotato del chipset G90T. E queste sono delle esperienze di gioco, delle prestazioni di gioco degne di un flagship, di uno smartphone pro. Posso dire con certezza a questo punto che Realme 6 è il miglior smartphone per il gaming in questo segmento. A questo punto vediamo che per alimentare delle prestazioni pro, il Realme 6 necessita una batteria pro. Il Realme 6 è dotato di una batteria ad alta capacità da 4.300 mAh. Che può essere ricaricata tramite la più recente flash charge da 30 watts, il che vuol dire che il Real Mi 6 si ricarica al 68% in appena 30 minuti ed è completamente carico dopo appena un'ora di ricarica. Il Real Mi 6 è veloce, veloce come una cometa. Infatti, il Realme Mi 6, questo design accattivante, è stato proprio ispirato da una cometa, una cometa che attraversa il buio cielo della notte. Il risultato è un design che non è solo elegante, ma impersonifica allo stesso tempo l'eleganza di questo smartphone e la sua velocità. Tale design è stato reso possibile grazie a un nuovo processo di placcatura ottica con aumenta la luminosità del colore del 60% e la saturazione del 50%, conferendo un aspetto più trasparente, quasi illusorio, che, riflet che riflette gli effetti abbaglianti della cometa dal quale è ispirato. Per quanto riguarda i colori, ispirato da una cometa, il Rio Mi 6 è disponibile in cometa bianco, dal look puro e traslucido e la più misteriosa tonalità cometa blu. Ricapitoliamo ciò che Realme 6 offre vedendo un video del nostro prodotto. dotato di un look originale, delle prestazioni all'avanguardia e molte molte funzionalità, il Realme 6 è la scelta migliore per un'esperienza pro nella sua gamma di prezzo, nel suo segmento. Il Realme 6 sarà disponibile a breve a partire da 229,90€ per la configurazione 4 GB e 64 GB. La configurazione 4GB 128GB sarà disponibile a partire da 269,90€ e la configurazione 8GB 128 GB sarà disponibile a partire da 299,90€. Dopo aver presentato il Realme 6, il nostro smartphone che permette a tutti di avere un'esperienza Pro, ci deve presentare un nuovo componente della serie 6, il Realme 6i. Il Ramessei è dotato di un chipset Mediatek Helio G80 che offre una potenza e delle prestazioni sorprendenti. La CPU Octacore con frequenza principale fino a 2 GHz corrisponde a un aumento del 10% rispetto alla generazione precedente. La GPU Mali G52 1000 MHz Offre delle prestazioni migliorate del 10%, il che si traduce in una maggiore qualità dell'immagine e un frame rate più stabile che permettono al Realme 6 di essere uno smartphone eccellente per le funzioni di ogni giorno e per il gaming. Il Realme 6i è provvisto di una quadrupla fotocamera AI da 48 megapixel, una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 119 gradi a 8 megapixel, un teleobiettivo per le foto a ritratto da 2 megapixel e un obiettivo ultra macro da 2 megapixel per degli scatti ravvicinati da 4 cm. Pur svolgendo ogni obiettivo una funzione individuale e separata, le quattro fotocamere lavorano all'unisono per garantire un'esperienza fotografica eccellente, sorprendente, versatile e divertente. In particolare la fotocamera principale da 48 megapixel permette di scattare delle foto nitide e dettagliate. Il Realme 6i è dotato di una grandissima batteria da 5.000 mAh, per un tempo di autonomia più lungo che mai. Fornita di un triplo sistema di protezione e sottoposta a una serie di test di sicurezza che coprono ogni aspetto sia della batteria che del caricabatterie, la batteria del Realme 6i non solo è grande. Ma è sicura. Per ricaricarla, il Realme 6i supporta la Quick Charge da 18 watt, che riduce ulteriormente i tempi di ricarica. Lo schermo del Realme 6i è un grande display HD con mini drop da 6,5 pollici. Grazie ad un mini drop per la fotocamera selfie che è il 30,9% più piccolo di quello delle fotocamere cosiddette a goccia di rugiada abbiamo potuto ottenere uno screen-to-body ratio, quindi un rapporto fra il corpo e la cornice pari all'89.8%. Ne deriva un'esperienza visiva full immersion che permette di essere coinvolti, che si vedano video o che si giochi e addirittura permette che più informazioni vengano visualizzate sullo schermo. Il fatto che abbiamo adottato un uh, rapporto 20 a 9 fa in modo che lo smartphone sia più sottile, più fino e quindi più facile, confortevole e comodo da tenere in mano. Il Realme 6i supporta tre schede, due schede SIM e una micro SD che permette di espandere ulteriormente la memoria. Per quanto riguarda la disponibilità di Realme 6i, sarà disponibile a breve a partire da 199,90€ per la configurazione 4GB e 128GB. Let's go! Dopo aver presentato il Realme 6, lo smartphone pro per tutti quanti e il Realme 6i, vorrei adesso parlare della nostra serie C. E non si tratta della serie C di calcio, ma del campione assoluto della convenienza. Dotato delle migliori prestazioni disponibili in questa fascia di prezzo, l'entry level, il Realme C3 è il nostro game monster con una tripla fotocamera AI. Il Realme C3 è disponibile in due colori spettacolari rosso fiamma, ispirato dalla lava incandescente, e blu ghiaccio, ispirato dai ghiacci perenni. Ambo le colorazioni sono state rese possibili grazie a una complicata e minuziosa lavorazione, la Diesel Light Texture. La squisita struttura ottica implementata sullo stampo di plastica è stata realizzata combinando molteplici lavorazioni e processi di lavorazioni e sottoponendo il Realme C3 ha più di 300 minuti di lucidatura. Il risultato? Il risultato è una superficie luminosa, uniforme e che non si è mai vista prima, soprattutto una superficie lucida come uno specchio. L'uso di questa tecnologia rende il Mi 3 più comodo, resistente alle impronte digitali, ovviamente più colorato e anche più resistente a graffiarsi e con meno rischio che possa scivolare e rompersi. Il Realme C3 ha uno schermo grande, forse il più grande del suo segmento. un display HD Plus da 6,5 pollici e una fotocamera selfie a goccia di rugiada, che è il 30,9% più piccola di quelle standard. Il Realme C3 ha un rapporto corpo-cornice pari all'89,8%. Con uno schermo così grande, il Realme C3 permette di avere un'esperienza full in motion qualsiasi sia l'attività, che si giochi, che si vedano video e in generale permette di visualizzare ancora più informazioni tutte assieme sullo schermo. Abbiamo progettato il Realme C3 con un rapporto 20 a 9 perché sia più stretto e quindi più comodo da tenere in mano, pur permettendo che effettivamente ancora più informazioni siano visualizzate alla volta. Ad alimentare il Realme C3 è il processore MediaTek Helio G70, il migliore in questo segmento. Si tratta di un processore da 12nm, 8 core, che arriva fino a 2.0 GHz, rendendolo uno dei più veloci nella sua gamma. Combinato con una GPU ARM Mali G52, che è efficiente e ad alte prestazioni, il Realme c3 è ideale per gli utilizzatori mainstream ma anche per i partiti del mobile gaming. Facciamo parlare i numeri a questo punto. Il Realme c3 ha dei punteggi di riferimento su AnTuTu pari a 193.000, il più alto di qualsiasi altro telefono in questa fascia. Ma non è solo il punteggio di AnTuTu che definisce l'esperienza mobile che l'utilizzatore può aspettarsi da un telefonino. Infatti per i nostri utenti che amano giocare a PUBG, Call of Duty, Asphalt Realme C3 offrirà un'esperienza di gioco superiore senza lag e senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Mediatek Gaming Technology abbiamo fatto in modo che la tecnologia Mediatek permetta di ottimizzare ulteriormente la latenza della rete, il che vuol dire che la bassa latenza di rete. Permetterà a tale tecnologia di fornire un'esperienza complessivamente più stabile e ottimizzare ulteriormente l'esperienza di gioco. E non finisce qui. Per le connessioni ad alta velocità, il telefono dispone di una doppia connessione Wi-Fi che consente al telefono di passare senza interruzioni alla banda ottimale più veloce e più stabile. Rimanendo in tema di connessione e di utilizzo dei dati, il Realme C3 permette anche di effettuare chiamate mentre si utilizza la connessione dati del telefono, senza che questa venga interrotta. Al fine di ridurre la latenza e fornire un'esperienza ancora più fluida, il processore Helio G70 del Realme C3 permette di ottimizzare la latenza del display, offrendo tempi di risposta al touch ancora più rapidi, un controllo più accurato dello schermo e quindi una maggiore fluidità del touchscreen. Tutti aspetti di cui si può beneficiare nel momento in cui si gioca. A livello grafico, l'Ilio G70 permette di riprodurre una qualità d'immagine premium, con immagini ancora più colorate, grazie alla tecnologia True Color. Con un migliore contrasto dello schermo, le immagini sono più luminose e chiare, che si giochi o che si guardino video sul telefonino. Io il c 3. Sarà messa a disposizione con una RAM da 3 GB e una capacità di stoccaggio da 64 GB. Sarà inoltre alimentato dalla RAM LPDDR4X, che rispetto alla LPDDR3 permette di avere prestazioni grafiche che sono migliorate del 20% e le prestazioni RAM migliorate del 100%. Oltre ad essere un game monster, il Realme 3 è anche dotato di un triplo sistema di fotocamere AI. Adesso vediamo i dettagli di queste fotocamere assieme. La tripla fotocamera i è dotata di una serie di funzionalità all'avanguardia come il chroma boost, la modalità ritratto e la registrazione a rallentatore che sono tipiche di smartphone di una gamma più premium. La fotocamera posteriore da 12 megapixel è dotata di un obiettivo a 75 gradi a grande apertura pari a 1.8 è un sensore da 2.8 pollici con dimensioni pixel di 1.25 microns. Può ingrandire fino a 4 volte e supporta l'autofocus PDEF. Mentre il pixel da 1.25 microns permette di scattare delle foto chiare e nitide, sia nella luce del giorno che in condizioni di scarsa luminosità. Il fatto che l'apertura corrisponda sia grande fino a essere pari a 1.8. Fa penetrare più luce all'interno dell'obiettivo. Il risultato è che si possono fare foto di ritratto con un migliore effetto bouquet. L'Autofocus PDF aiuta a mettere a fuoco più velocemente e con maggiore precisione. Infine, l'obiettivo Super Macro permette di scattare foto di oggetti dettagliati fino a 4 cm. O di oggetti molto molto piccoli facendone risaltare tutti i dettagli come se si fosse veramente veramente vicino agli oggetti. Abbiamo visto che il ROMICI 3 è dotato di un set di tre fotocamere AI d'eccellenza. Che cosa si può aspettare di più? Che cosa può farlo migliorare ancora di più? Noi abbiamo aggiunto la tecnologia Chroma Boost. Chroma Boost fa utilizzo di un algoritmo che permette di mappare a livello dei pixel le fotografie che si prendono per ristabilire la tonalità, i colori e la luminosità delle foto originali e utilizzando l'intelligenza artificiale permette anche di migliorarne la gamma dinamica, il contrasto dello schermo e la gerarchia dei colori. Il risultato sono delle foto più colorate, più vivide, in generale è più bella da vedere. Sul piano della qualità dell'immagine, una modalità HDR automatica permette di scattare video con un livello di immagine ancora più accurato e luminoso. Che si tratta di riprese video a 1080p o a rallentatore a 480p e 120 frames per second. Il Mi C3 è quindi fornito di una telecamera selfie da 5 megapixel con un'apertura 2.4 e un obiettivo da 1.12 microns. La modalità di beautificazione AI può essere anche regolata manualmente al fine di ottenere una pelle liscia, bianca o con una gradazione diversa a seconda proprio delle preferenze personali e del soggetto. La fotocamera selfie supporta anche una funzione che abbiamo chiamato Pano Selfie. È una funzione propria di Realme che permette di combinare più foto al fine che tutti i soggetti possano effettivamente essere ripresi e inclusi nella stessa foto di gruppo. E' quindi estremamente utile perché permette di scattare selfie con un effetto grandangolare. Abbiamo anche detto che Realme C3 è un vero e proprio game monster. Il nostro game monster è dotato di una batteria da 5000 mAh che può durare svariati giorni a seconda dell'utilizzo. Se rivolgiamo la nostra attenzione alle cifre, parliamo di 43.9 ore di chiamate, 20.8 ore di YouTube, 19.4 ore di Spotify, PUBG ininterrotto per 10.6 ore o 25.6 ore di navigazione. E se si vuole lasciare lo smartphone in stand-by fino a che non si scarica, si parla di 727.7 ore oppure 30 giorni prima che bisogni ricaricarlo. Il Omici 3 è progettato per durare nel tempo. Il Omici 3 è anche dotato di una capacità di ricarica inversa. Grazie ad un cavo OTG può essere connesso a un altro smartphone o a un power bank per ricaricarli utilizzando la propria stessa batteria. Per concludere, il Realme C3 ha un supporto fino a tre schede, due SIM card e una micro SD per espandere la memoria a disposizione fino a 256 GB. A livello della disponibilità, il nostro Game Monster con tripla fotocamera AI sarà disponibile a breve, a partire da $159,90€, nella sua configurazione 3 GB e 64 GB. Vi ringrazio per essere stati presenti al primo lancio dei telefonini Realme in Italia. Abbiamo presentato il Realme 6, il Pro per tutti quanti, il Realme 6 e il Realme C3, il campione della convenienza. Vi ringrazio ulteriormente per averci seguito live streaming e vi auguro effettivamente di poter beneficiare di un'esperienza telefonica, di un'esperienza di telefonia superiore con i telefonini Realme. Grazie a tutti.